Premessa: l'Inter ha la rosa più forte della Serie A e infatti è in testa al campionato. Però se ad una squadra già forte di suo ogni volta concedi qualcosa, questa squadra diventa ingiocabile. Guardiamo Monza. Il rigore che sblocca la partita nasce da un fallo di mano di Gagliardini che non vede nemmeno Lautaro che infatti chiedeva l'angolo. Un tocco che non si riesce a cogliere nemmeno al centesimo replay e ancora meno evidente nel mano di Pulisic a Genova. Al Monza è stato annullato il 2-1 per un fuorigioco con braccio e lembo di pantaloncino. Un pezzo di spalla? Se segni con quello te lo annullano di sicuro. Ancora sul 2-1 c'è un fallo di mano di Pavard, più dubbio di quello di Gagliardini, ma si è andati oltre. Il 3-0 interista è nato dal solito fallo non fischiato, questa volta Çalhanoğlu. Il rigore del 4-1, Frattesi se lo è preso con furbizia in una dinamica quasi simile a quello non dato la settimana prima il Diz a Salerno. Così la seconda stella è scontata. Ma se succedesse tutto questo in una partita alla Juventus, qualcuno ritirerebbe fuori il titolo Juve, non così.